Eccoci. Eccoci qua. Allora, noi sai che bello, no? Vedete, noi il nostro è una casa dove arrivano delle notizie spiacevoli, arrivano delle notizie belle, noi parliamo tra di noi, cosa si fa a quest'ora, alle 12.51 si cucina, la vita normale. E la vita passa attraverso la nostra casa. E attraverso la nostra casa passa la fesa anche di tacchino farcita, esatto, di Daniele Persegani, perché appunto mentre si chiacchiera, io vi immagino, credetemi, perché io sono una che è nata in provincia, quindi sa cosa vuol dire, cosa faceva mia mamma a quest'ora, no? Si parlava, ragazzi tornavano da scuola, al tavolo della cucina, uno chiacchierava, dice: hai sentito questa notizia? Ma stasera guardiamo la fiction, no? Era questa vita qua. Belle o brutte sono queste. Esatto. Dai, torniamo un po' nel bello. Torniamo nel bello e parliamo della il tacchino, davvero, che si usa poco, poi sentiremo anche le veline in merito. Sì, esatto, e poi soprattutto la fesa che tende ad essere un po' asciutta, esatto, no? Se sbagli un po' le cotture. Quindi una bella fesa di tacchino, poi abbiamo del prosciutto cotto, i carciofi, il formaggio grattugiato, sedano, carote e cipolla che vanno poi nel brodo, le uova, il prezzemolo, il pan grattato e la provola non affumicata per fare il ripieno. Poi andiamo a fare un accompagnamento con del radicchio tardivo, che adesso è piena stagione, le noci, l'aceto balsamico e l'uvetta che abbiamo già ammollato. Partiamo subito a condire un attimo il radicchio, che così si ammolla un attimino. Quindi partiamo subito dagli antociani. Dagli antociani, dal radicchio, perfetto. Un bel radicchio che è, lo lasciamo proprio così. So che tu quando componi la ricetta pensi alle veline. Pensi alle veline. Sono il suo incubo vivente. E poi lo condiamo. Allora, guerrigli di noce praticamente sbriciolati così con le mani. Ci andiamo a mettere anche dell'uvetta che abbiamo precedentemente ammollato nell'acqua. Ok, questa la lasci in insalata? La lasciamo così proprio, così, okay, così, così. E ci vado a mettere il sale, l'olio e anche un po' di aceto balsamico. Quindi il sale io ce l'abbiamo. Lo faccio ogni tanto. Te adesso, brava, bravissima. No, io prendo di solito delle forbici. Siccome io quando mangio l'insalata faccio sempre fatica, no? Perché. No, non tagliarlo, beh. Sì, sì. Ma perché? Ma perché non riesco a mangiarlo, se no. Tanto, non prendere iniziative. Ma no, ma guarda, scusami. Ma tu qua. Scusami. Però. È vero o no? Hai ragione, cioè non ci si sporca. Ci si strozza e ci si sporca tutti. Ma cosa vi strozza? Voi non vi strozza mica nessuno. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, vedi? Dopo che le vedi, come fai a prendere su tutta quella roba lì? Non preoccuparti che poi le prendi su, che le mangi, che è un piacere queste qua. Ma un pochino. Sì, ma poi se ti sporchi la camicia, è un sporchi la camicia, è un casino, dai. Ma cosa andate a mangiare voi col pastrano, mica capito? Ma magari vai a cena con qualcuno, vabbè. Io taglio. Ma pensa te che questa mi viene a potare tutto il radicchio. Allora, carciofi. Vabbè, carciofi. Li facciamo a spicchi da crudi, adesso è piena stagione di carciofi e quindi li mettiamo qua così. Tra l'altro, nei carciofi, come vedi, non ho messo il limone, ma ho messo dell'acido ascorbico, Antonella. Perché l'acido ascorbico non è limone? No, nel gambo del prezzemolo. Nel gambo del prezzemolo. Acido ascorbico uguale vitamina C. Vitamina C. Che ha un'azione antiossidante e quindi va bene anche il prezzemolo. Perché però, se uno non piace poi che il carciofo sappia di limone, è meglio mettere il prezzemolo. Esatto, anche perché in alcuni casi proprio il succo di limone altera anche il sapore. In questo caso non ci serve. Quindi facciamo dei bei spicchi di carciofi. E poi tagliamo a pezzetti il prosciutto, quindi questi qua li mettiamo già qua. Ecco. Un po' di cinarina così. Un po' di cinarina così. Dentro. Poi prendiamo il prosciutto cotto, lo facciamo a dadini, così come anche la provola. E questo praticamente sto facendo il ripieno. Esatto, ho condito quelle perché così. Perché se devono lì, prendere un po', brava, come le puntarelle, brava, che discuto, brava, che devono star lì un po'. A me piace farle star lì un a po'. Me fa, non troppo, però un giusto, po'. Giusto. È giusto, quei 20 minuti, insomma. Allora, poi, la provola anche perché questa. Questo è il ripieno. Questa è l'insalata di accompagnamento. Quella lì. Questo invece è il ripieno, esatto, che stiamo facendo. Quella lì non è una ricetta, intanto. No. Perché diciamo sempre, questa è una ricetta, questa è un po'. Quella è un salata, contorno. Questo qua è praticamente il purgatorio della coscienza. Esatto. No, è quello che devi mangiare prima. Esatto. Ha detto che prima per riempirti un bicchiere d'acqua. Bicchiere d'acqua e verdura. Ma questo poi lo mangi insieme, quindi voglio dire, non è. Allora, poi, una volta che abbiamo tagliato tutte queste cose, prendiamo il pan grattato. Okay, ci mettiamo sopra appena appena un goccino di brodo, così aumenterà di volume qui e non più nella carne, quindi eviteremo che poi crei delle tensioni. Il formaggio grattugiato. Un bel po', vedo. Sì, beh, insomma, voglio dire. Il prezzemolo. Già ti ho messo gli antociani, non possiamo tutto fare. No, la noce moscata. Mi romperesti per favore due uova, certo, qua dentro, intanto dentro, che io giro. Va bene. Perfetto. E impastiamo per bene tutto. Ale,
Ecco qua. Col carciofo crudo, mi raccomando, eh. Intanto noi avremo messo una pentola di acqua però sul fuoco, ma fredda. Mm-hmm. E nell'acqua fredda andiamo a mettere il sedano, la carota e la cipolla, nella quale abbiamo messo due o tre chiodi di garofano. Perché fredda? Spiegalo. Perché si parte ad acqua fredda a fare questa preparazione. Ok. Così. E adesso però si accende. Adesso si accende, sì, poi adesso l'accendiamo. Perfetto. Qua avremo una bella fesa di tacchino che magari ci ha già aperto il nostro macellaio. Gli diamo due o tre belle botte così. Che differenza c'è tra il tacchino e il pollo, come nutrizionalmente intendo? Diciamo che è molto poca, perché sono entrambi carni magre, a basso valore calorico, molto digeribili. La carne di tacchino è un pochino più ricca di ferro, perché è un pochino anche più rossa. Bisogna alternarle un po' anche le carni bianche, vanno, no? Vanno alternate, proprio perché l'alimentazione sana deve essere varia. Ok. Chiudiamo così. Mettiamo un bel po' di ripieno dentro. Sì, mettine un po', per se non sono seri, ripiena. Esatto. Così parco, figlio. E la giriamo così, facendo una bella pressione. Adesso, il ripieno che avanza, potete fare due polpettine, non è un problema. Esatto, io farei due polpettine di sicuro. Adesso cosa facciamo, Anto? Prendiamo un canovaccio di quelli bianchi della nonna. Quelli lavati nella cenere, direbbe Bigazzi. Magari, ecco. Magari. Se non lo avete lavato nella cenere, magari lo sciacquate nell'acqua bollente con l'aceto, così va via magari l'ammorbidente o quello che ci mettete, quindi che non sappia di profumo di niente, insomma. E lo avvolgiamo nel canovaccio, così. Che bella idea. Allè, lo leghiamo come se fosse un arrosto, quindi gli diamo due giri di corda per farlo stare fermo. Ovviamente nella parte dell'acqua lì, del brodo, avremo messo anche un po' di sale dentro, non subito però, lo andiamo a mettere circa a metà cottura, anche perché comunque dentro il ripieno che abbiamo fatto è abbastanza saporito. Giusto. Diamo due giri, gliene diamo un altro. Cioè, questa però è proprio l'apoteosi del gennaio di Evelina, cioè non lo friggiamo, ma nemmeno lo mettiamo in forno. È nell'acqua. Sta proprio bollito. Ma perché è meglio il canovaccio della pellicola? Allora, esistono anche delle pellicole che, no, hanno, perché così che resistono alle alte temperature. Però io volevo tornare un po' all'antico. Non usare la plastica. Esatto. Bravo. Quindi a usare un po' il canovaccio della nonna. Bravo. Canovaccio della nonna che si riutilizza. Allora, andiamo dentro. Dentro qua, quindi a questo punto... Quindi, quando bolle lo devi mettere o da freddo anche no, lui? Freddo? Da freddo così. Chiudiamo. Chiudiamo e lo lasciamo cuocere adagio per un paio di orette. Ok. Lo lasciamo, spegniamo, lo lasciamo raffreddare dentro e il risultato poi è questo qua. Quindi lo vado a tirare su, Antonella, lo sleghiamo. Se sei fortunato diventa un cotechino durante la cottura. Sì. Vorrei capire, un paio d'ore dal bollore o un paio d'ore da quando lo metti dentro? Un paio d'ore dal bollore. Ok, quindi aspettiamo. Però non deve mai bollire, strabollire. No, quindi il fuoco al minimo, che la mula te la custa. Quindi il fuoco al minimo. Fuoco al minimo. Quel brodo lo puoi utilizzare, Daniele? Si può fare, no? Perché è bello saporito. Questo brodo che è saporito, certo, lo puoi utilizzare per fare un risotto. Attenzione che ci sono dentro i chiodi di garofano, quindi lo puoi utilizzare anche come brodo aromatico per fare delle salse, oppure anche per legarlo e fare anche una vellutata. Sì. Ti ricordi, zia Cri, le vellutate degli anni Ottanta? Ma adesso le voglio fare le vellutate, voglio fare una festa delle vellutate. Bella. Che bello, che bello. Perché è interessante. Io ho judo. Purtroppo. Tu hai judo? Ho judo, purtroppo. Non... Allora, no, ma cosa nel senso, 3-4 vellutate le impariamo una volta fatte, basta. Non è che dobbiamo fare la puntata delle vellutate, Non credere che la vellutata sia così ipocalorica, perché... Ma infatti dicendo, c'è la panna. Però la festa c'è. Cioè, vuoi mettere la vellutata con la tisana? No, non mettete in bocca poi. Io per il passato, tu per la vellutata. Io per il... Allora, la nostra insalata condita con radicchio, le noci, l'uvetta, il sale, scusate. Questa è buonissima anche fatta così, condita così, messa nel forno, cioè comunque... Sì, a me piace da mattina cruda così, oppure leggermente spadellata, ma molto molto veloce, perché mi piace proprio che sia croccante. Ecco. Gli antociani rimangono anche dopo la cottura, Antonella. Quindi non vanno via. No. Cavolo, quindi... per mandare via gli antociani ce ne vuole. Guarda.
No, quindi vuol dire che anche il vin brûlé è ricco di antociani comunque. E certo, anche il vin brûlé. Assolutamente. Vedi, guarda questa. Niente, vabbè. C'è chi odia il pane bagnato e chi le foglie del radicchio. Allora, no, vedi Anto. Non riesco a mangiarle. Come diventa. Guarda che bello. Quindi questa qua, facciamo delle belle fette. E credimi, non è stoccosa per niente, perché rimane bella morbida. Perché poi la devi mangiare anche con l'insalata. Questo, certo. Quando fate il segreto di quando si fanno queste carni bianche, i polpettoni, è quello di non metterci vicino le patate, il purè, ma di metterci qualcosa di fresco che lavi la bocca, no? Assolutamente, anche perché poi devi servirla tiepida. Mm. Se proprio vuoi farti, insomma, anche una salsina, un po' di maionese, magari con dentro l'aglio e l'aneto tritato, e qua fate un bel figurone. Peso di tacchino partita, Daniele Persegà.